Allora, prima di tutto, mangiamo. Abbiamo iniziato questa nuova rubrica, secondo me è molto figa perché voi, noi possiamo mangiare e voi no. Chi è MC Ivano? Raccontaci un po' come è nato. Non nasce lontanamente proprio, si va indietro nel tempo. Nel 2006 il primo album ufficiale, in realtà io già da un po' ero per stare di Milano al Muretto a fare freestyle. Ho visto il Muretto agli arbori proprio, quando c'erano ancora i Breaker, si andava a fare freestyle dietro. Diciamo che ho avuto il primo contratto ufficiale con Sugar Music nel 2006, però sono rimasto un po' bloccato, nel senso che poi l'album è uscito con Nari International Edel, perché al tempo il rap non era ancora, diciamo che era ancora proprio molto di nicchia, quindi era difficile per le etichette produrre un cantante rap. Io ho sempre iniziato con rap, musica rap, adesso sto facendo un genere un po' diverso perché mi piace sperimentare. Diciamo che adesso mi definisco più urban 360, nel senso che sperimento. Streaming, ho fatto un sacco di streaming nel mondo del rap, praticamente ascolto veramente tanto. Ascolto la musica in generale, mi piacciono anche le cose più italiane, cioè ascolto un po' di tutto, né? Però sono cresciuto con questa cosa e sono un cultore del genere. Ho condotto Made in Italy su Pop TV, grazie a Mas Brigante che saluto, poi ho praticamente partecipato al Pop TV B-Day, ho aperto praticamente a Fonda Sago cantando live, ho aperto tutti i rapper più famosi, c'era Samu, li hai visti tutti? Sì, erano tutti nel backstage, la Coes, cioè, è stata un'esperienza unica, poi cantare al Forum penso che sia stato uno dei miei live più belli. E quello è stato perché c'era il video, il motivo che era uscito, il motivo ai tempi, che era andato in rotazione sui Pop TV appunto. Ho prodotto un sacco di cose, su Spotify e Digital Store trovate tantissimo, ho fatto 3 album, poi mi sono dedicato più a singoli perché ho visto che la gente ultimamente c'è questo consumo della musica molto veloce. Era davvero lì, ma come le canzoni, prima o poi finiscono, tocca vivere l'attimo che prima o poi svaniscono, ma di una cosa sono certo, quelle belle le sentirei. Il format lo sto battezzando con te e se va lo farò ancora, quindi ci saranno un sacco di alcolizzati. Esatto, li chiameremo Luca Ranzani Alcol. Ho avuto modo di interfacciarti con molti produttori. Certo, io ho conosciuto tantissime persone della scena, soprattutto uno dei primi che ho conosciuto è Bassi Maestro, perché il primo album, me l'ho detto prima, ma l'ho mixato da lui, alla Fortezza delle Scienze, che era il primo. Poi ho conosciuto DJ Frankie Flowers, che è un ragazzo che ha lavorato con J-Ax, ha prodotto molti singoli di successo di J-Ax, ne ha fatto due singoli a me e ci sentiamo ancora, siamo comunque amici e ci becchiamo. Ho conosciuto parecchia tanta gente e adesso è soprattutto uno di cui voglio citare perché è il mio preferito, ma perché sono di parte, è Roberto Sec. Perché all'inizio era Secolo ed era nella mia crew, era un ragazzino che era nella mia crew. Adesso diciamo che ha fatto strada, ha per la Platinum Label, l'etichetta con cui sono adesso, che è distribuito da Sony, e tra l'altro ha prodotto tanta gente che vale, anche Mr. Rain che ha fatto. La scena oggi è messa meglio o peggio di prima? Cioè bisogna scegliere rap e la trap. Rap, dai, perché adesso va molto la trap, però ormai parlare di scena trap vedo che si sta anche spostando ancora su un altro genere. Sì, guarda, io sono. A me piace molto il rap. Diciamo che quelli che sono al top adesso mi piacciono quasi. È difficile che ce ne. Magari ce ne sono due che non mi piacciono proprio, cioè che non ascolto. Però in generale sono cresciuto con loro. Io andavo nei locali al De Salvador dove c'era Jake, Dogo, li vedevo tutti. Comunque erano lì nei locali con noi, cioè comunque venivo da quella roba lì, andavo a vedere i concerti di tutti quelli che comunque adesso sono sulla cresta dell'onda. L'unico che non ho conosciuto è Fedez, perché è arrivato un muretto dopo di me, cioè quando io ho finito di andare perché lavoravo so che è arrivato tra l'altro hai nominato un posto importantissimo che forse i più giovani non conoscono, ma Muretto era l'interfaccia dove sono passati tutti grossi, tutti. Ma sono passati tutti, è una cosa micidiale perché molti che sono passati lì hanno fatto comunque strada, cioè quella è la roba bella. Comunque guarda, la scena io ti dico in generale, secondo me, io sono contento per come la vedo io, che il rap è diventato finalmente mainstream, perché a me non mi piaceva il pop, io dovevo andare a cercare, lo dico sinceramente, io dovevo andare a cercare i locali dove facevano quella musica e delle volte andavo a cantare lontanissimo. Tra l'altro una volta, questo l'aveva detto Grido nella nostra intervista, una volta fare rap era ancora molto più difficile, perché tu quando ti presentavi, correggimi se sbaglio, a fare rap, tu lo saprai benissimo, eri visto un po' come la pecora nera, non era una cosa che guardavano malissimo. A me per molti anni, soprattutto io abito a Garbagnato, dove abito ancora adesso, in periferia, e comunque venivo preso in giro, dico la verità, c'era del bullismo, mi chiamavano Reppettaro, cioè il contrario è da adesso. Tempi troppo strani senza più perché, camminiamo scivolando sulle lacrime, tu come me percorri ancora la salita e ti chiedi se c'è un motivo e in fondo qual è. Un motivo e se c'è un motivo.
invece ci vuoi anticipare se si può parlare sia dei singoli che sono usciti, che abbiamo visto qualcosina, e dei singoli futuri? Allora, gli ultimi singoli sono, come avete potuto sentire, sono più reggaeton, come dicevo prima, perché mi sono un po' appassionato a quel genere. È uscito Quando balli su TikTok, che è nato per scherzo, perché io vedevo le ragazze che ballavano le mie canzoni su TikTok, come a Tenerife, era un pezzo più elettronico, cassa dritta, e ho trovato dei video di ragazze che lo ballavano. Allora ho detto, perché non faccio una canzone proprio per queste ragazze che ballano su TikTok? Quello ha avuto successo, molta gente ha rifatto il balletto, il pezzo ha fatto un sacco di stream, e quello è stato il primo. Poi è uscito Bugie, che invece era una storia d'amore, il classico pezzo reggaeton di un amore un po' sofferto, nel senso che io stavo con una ragazza ma pensavo ancora all'altra, l'altra ragazza stava con un altro ragazzo ma pensava ancora a me. Invece l'ultimo pezzo è un pezzo molto particolare, si chiamerà Cartier, che il titolo potrebbe essere, uno può pensare, ha fatto la classica canzone di soldi, gioielli, è una roba ancora diversa, ho sperimentato un'altra cosa, sempre prodotti da Secret, cioè questo Quando balli su TikTok l'ha prodotto Sharky, mentre questo Bugie l'ha prodotto Secret, e l'ultimo l'ha prodotto ancora Secret. Io lavoro molto con Secret, comunque, come ho detto prima, mi trovo bene, c'è sintonia. Quanto in un progetto tu, cioè quante ore dedichi a un progetto, come nasce il tuo progetto, raccontaci un po' una giornata tipo di quando fai nascere un progetto. Allora, io sono sempre stato uno che sta molto sul testo, nel senso che ci impiega tanto. Nella mia ispirazione di notte, delle volte vado avanti fino alle 3 di notte a scrivere. Poi ho capito che sinceramente ultimamente il testo incomincia a contare un po' di meno, nel senso che faccio dei pezzi impegnatissimi, seri, ma non sono quelli che fanno più stream. Quelli che fanno più stream sono quelli più frivoli, un pochino più ballati. Siamo come a Dubai, non la smettiamo mai, qui califi e sceicchi fumano insieme a noi, danzatrici del ventre, suoni d'oriente, le mille e una notte, un diamante per sempre. Deserto. Funziona così, cioè, gli artisti che vengono sotto questo canale spaccano. Ma dopo che l'intervisto io, avranno carriera. Io rimango sempre il mio mini fuoco. La prima volta che eri a un live, com'è stato, cioè, cantare dal vivo? Allora, io l'ho fatto un sacco. Comunque Calibro 99 è stato uno dei primi e mi è piaciuto un casino. Fai conto che c'era un pacco gigante, a Garbagnate l'hanno fatto, sono venuti artisti, c'era Turi ai tempi, no. Old school proprio pazzeschi, DJ Graf, DJ Zach, perché poi di Garbagnata, non so, altro gli articolo. E io mi sono esibito al pomeriggio, fai conto che c'erano 40 persone, perché comunque era un concertino in questo bar. Però è stata bellissima l'esperienza di stare al microfono. Da lì poi c'è stata l'esperienza dello studio. L'esperienza dello studio è nato con La mia stella, che è stata la mia canzone che è andata di più all'inizio. È nata al mare, io ero al mare in vacanza, i miei amici suonavano con le chitarre e mi sono messo a reppare sulle stelle. Tipo la di Giavazzi sulla Live Station, che adesso vanno live. Sì, ma la roba assurda, loro con le chitarre, io ho reppato sta canzone sulle stelle perché eravamo in spiaggia. E poi ho detto, quando torniamo andiamo in studio. Ma dove andiamo? Non lo so, lo cerchiamo. Non sapevo ancora come funzionava. Sì. Abbiamo cercato uno studio, siamo andati e mi ha registrato il pezzo. Che poi è stato il pezzo per cui la Mario International mi ha chiamato, questo Mario Limongelli, mi ha chiamato per produrre il disco, che gli era piaciuto quel pezzo. Infatti era andato in radio parecchio, ho girato parecchio quel pezzo. E poi live bellissimi che mi sono piaciuti tanto, un altro è stato Spezza una lancia in favore di Moreno, perché ho aperto il live di Moreno, l'aveva fatto la Riscaldina in questo centro commerciale per sponsorizzare un suo progetto, e comunque Moreno ha portato un sacco di gente perché era già uscito da Amici. Io ho aperto il suo live e c'era un bordello di gente che mi hanno conosciuto. Poi tra l'altro dopo il live venivano, c'erano anche ragazzini, bambini, venivano, ma tu sei l'amico di Moreno, l'abbiamo messo sul palco insieme. Quello è stato, comunque è stata una bella esperienza. Poi ci sono stati tantissimi live che mi ricordo stupendo, ho cantato in feste di paese, ovunque, cioè in feste dell'Unità anche, però comunque è stato io ho cantato ovunque, dopo potevo cantare cantavo, perché mi piace. Tra l'altro dovete sapere che lui non fa solo musica, ha avuto anche un passato da speaker radiofonico, posso dire. Ok, sì, diciamo che io non mi definisco speaker, mi piace però far casino, è tutto quello legato alla musica, far casino per me è vita, capito? Ma dopo passo di fare questa radio all'inizio, io ho iniziato tantissimo tempo fa Radio Interland con Abinasco, insieme a Sec, tra l'altro veniva anche lui con me a fare sto programmino, ma tipo andavamo in onda di notte, ma era proprio una roba amatoriale. Poi ho ripreso dopo un po' di anni la Radio Smaca a Cislago, poi sono andato a Radio Orizzonti,
E poi ero fatto per sempre questo mio format che l'ho inventato io, si chiamava In Da Groove, dove passavamo rapper famosi e poi all'interno della puntata un rapper emergente. E l'ho fatto per 2 anni a Radio Motion. Poi il problema è che o mi dedicavo alla musica o mi dedicavo alla radio, perché la radio non sembra, ma richiede tanto tempo. Io andavo in onda ogni settimana e dovevo fare la playlist e dovevo sentire le 1000 mail degli emergenti, perché comunque dovevo sentirli per valutare chi mandare in onda o no. E era un lavoro che richiedeva troppo tempo. Fra quando io facevo il mio lavoro normale di 8 ore, poi finivo, dovevo rimettermi al computer e sentire tutti i prodotti che erano arrivati via mail. Però ti sei detto tipo, è una figata, cioè se pensi però è una soddisfazione tipo giuria. Quello che magari quando tu eri emergente mandavi pezzi e non invece li tuoi. Sì, ma infatti guarda, perché per me che faccio musica è stato difficile magari dire di no a delle robe che arrivavano. Perché io avrei mandato tutti, perché so che quando un ragazzo manda musica, lo facevo io stesso, non vede l'ora che viene passato in radio. E comunque Radio Motion era anche una web radio molto grossa, comunque molto seguita, no? Aveva vinto il premio di miglior web radio in Italia, quindi era importante passare qualcuno lì. Ho passato Willy 33, che saluto, che secondo me valeva, penso che l'abbiamo passato noi, però ha passato Sunto 5. Però io ho detto ricordati che sono stato io il primo a passare. Poi ho pensato a tantissimi altri ragazzi giovani, Wavo, un sacco di gente che comunque meritava, che magari non veniva ascoltata, anche amici delle mie zone, per carità. Ho dato una mano a Hate, a Joe, tutta la mia compricola che fa musica, e un sacco di amici che fanno musica, magari più pop, più cose un po' più diverse, però ho sempre conosciuto gente che fa musica, perché facendo musica mi sono trovato in quell'ambiente lì. Comunque era bello, l'unica cosa appunto che ho mollato perché dovevi starci troppo dietro, ogni giorno dovevo fare la playlist, è un lavoro lungo. Sì. Non sembra, ma veramente sì, cioè è veramente un lavoro lungo. Sì, è un lavoro lungo, perché poi devi metterti giù, cosa dire, noi avevamo un nome di programma, devi metterti la giù. Scaletta. Sì, andavamo a ruota libera, perché io sono uno che ama la radio a ruota libera, per dire, per me lo Zoli 105 è un programma che, cioè per dire, deve essere un po' così la radio. Però qualcosa, qualche nozione devi dire, anche lo Zoli 105 che sembra tutto, in realtà ci sono delle cose preparate. Cioè qualcosa devi dire, devi dare, devi comunicare qualcosa, delle notizie, soprattutto se fai un programma settoriale come quello che facciamo noi in Da Groove, che comunque la musica urban, c'era dal rap all'R&B, alla trap, al reggaeton, comunque dovevi dare le notizie quando usciva un disco, quando esce il disco di Drake cosa fai, non ne parli, esce il disco di Eminem, non ne parli, capito? Quindi facevi veramente tutto a 360 gradi, cioè musica, produttore, sì, cioè, alla fine non ce l'ho fatta, ho detto faccio solo musica, la radio, poi magari più avanti. Ma hanno fatto un'altra proposta tra l'altro per la radio, forse a settembre si ritorna, vediamo. Okay. Non diciamo niente, ma hanno fatto una proposta perché sono andato intervistato da questa radio e mi hanno chiesto se volevo fare un programma lì. A me piace, il problema è che mi richiede troppo tanto tempo. Tanto vediamo tempo. Vediamo come vanno le cose. Tu hai fatto tanti progetti, alcuni abbiamo avuto modo di vederli. A quali sei più affezionato, a quali lavori? Allora, sono affezionato tantissimo a Esiste un posto, perché è una canzone che parlava di mia nonna, cioè della scomparsa di mia nonna, e magari è una cosa più introspettiva, che magari non arriva a tutti, però è molto sentita. Io credo esiste un posto per tutti quanti, dove dopo questa vita incontreremo gli altri, e sarà musica e bere fino a tardi. Hey, su, potete sentirmi. Perché c'era dentro, in quell'album c'era anche il brano Un'altra strada, che parlava della mia vita, racconto proprio di quando andavo a scuola, ero un po' bullizzato e ho parlato di un tema un po' particolare che mi era capitato. Però sono tanto legato anche alle ultime cose, perché le vedo più mie e vedo un miglioramento, capito? Cioè io noto che sono, molti mi hanno detto, da quando stai facendo ste robe hai fatto, diciamo, level up, sei salito un attimo in su. E quindi sono affezionato alle ultime, ma ogni cantante è affezionato alle ultime. Poi una canzone che vi consiglio di ascoltare, che ha pochissimi stream e non caga quasi nessuno, però io sono molto affezionato, è Un salto nel vuoto, perché in quella canzone c'è proprio tutta la mia voglia di fare musica, capito? È che è una roba magari troppo mia e la gente non si diverte. E invece, quali artisti ti hanno particolarmente influenzato nella tua carriera e da ragazzino? Allora, da ragazzino quasi tutto il rap italiano, perché ho ascoltato tantissimo, da Inoki a Articolo 31, essendo di Garbagnate, Articolo 31 Manetta, Inoki, Sottotono, Neffa, tutti quello che tutto all'old school. Poi ho iniziato col Club Dogo, ho iniziato con i Mischilla, che all'inizio non mi piaceva, ti dico la verità, non mi piaceva perché non l'avevo capito. Poi mano a mano ho capito che comunque aveva talento e l'ho rivalutato. Però capita che magari un cantante non ti piace all'inizio. Poi Two Fingers, che ho fatto anche dei live insieme, ho aperto dei live sia Two Fingers che a Vacca anche,
comunque veramente per quanto riguarda tutta la scena italiana quello, poi principalmente francese, mi piace un sacco di Maître James, che l'ho ascoltato tantissimo. Anche a me c'è una voce della Madonna. Soprano, sì, che loro sono molto pop anche, sì, se sì, sì, cantano, sì, cioè ce ne sono tantissimi della scena francese che mi piacciono. E poi anche gli artisti reggaeton, molto, mi ha influenzato molto Nicky Jam, degli Yankee, come ho detto prima, tutta quella scuola lì, ma anche Anuel, anche gli ultimi. Ryan Castro mi piace, cioè ascolto molto, sono molto bello nel mio Spotify, esatto, tanto sì, sì, nel mio Spotify c'è il francese, il mondo quello reggaeton latino, il rap, la trap, per fare ma anche il rock, sì. Io ascolto tantissimo, io ho la playlist rock mia su Spotify, sì. I gruppi preferiti, c'è Nirvana, Metallica, sì. Cioè io veramente ascolto di tutto. E invece adesso passiamo alla domanda più importante di tutta l'intervista: cosa ne pensi del nostro canale? Beh, allora, io come ti ho già detto fuori in onda, trovo bellissime le interviste che fai, tu sei molto bravo, per me vale molto. Cioè, ho visto un bel po' di interviste e ti vuoi continuare così e vedrai che qualcosa succede, perché non devi demoralizzarti. Grazie mille, dai, secondo me qualcosa succede. Bella, Luca Lanzani, MC Ivano, rimanete connessi.